I carabinieri di Licata la scorsa notte, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato Iosif Dobrea, 33 anni, rumeno, domiciliato a Licata. In particolare, il giovane, insieme ad altre due persone che si sono dileguate all'arrivo dei militari dell'arma, erano intenti ad asportare alcuni pneumatici dall'interno di un deposito. La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario. L'arrestato, invece, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso la Camera di Sicurezza in attesa del rito per direttissima, come disposto dall'autorità giudiziaria competente. Rifiuta di dare un passaggio in auto e viene accoltellato. La vicenda è accaduta la notte tra sabato e domenica a Porto Empedocle. La vittima, un empedoclino che stava uscendo da casa per andare in farmacia, l'uomo, mentre stava per aprire la propria autovettura, è stato avvicinato da un 25enne pregiudicato di Porto Empedocle che, puntandogli un coltello, l'ha costretto a farsi dare un passaggio. Durante il tragitto, però, è nata una colluttazione nel corso della quale il 25enne non ha esitato ad accoltellare l'automobilista ferendolo al petto. L'aggressore è successivamente fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento, dove ha ricevuto le cure dei sanitari. Dopo una notte di ricerche, il 25enne, forse perché ha capito di essere stato identificato, si è presentato spontaneamente al commissariato di Porto Empedocle. La Procura di Caltanissetta ha concluso le indagini e inviato l'avviso a Massimo Ciancimino, per il quale sarà chiesto il rinvio a giudizio con l'ipotesi di calunnia aggravata e di rivelazione di segreti delle indagini ad una ventina di giornalisti. L'iniziativa potrebbe così riaccendere la tensione fra i PM palermitani e quelli nisseni nel capoluogo dell'isola. Infatti Ciancimino, sebbene a giudizio anche per calunnia, oltre che per concorso esterno in associazione mafiosa, è ritenuto attendibile e superteste della trattativa Stato Mafia, mentre a Caltanissetta il pool coordinato da Sergio Lari non gli riconosce alcuna attendibilità. Su questo, in passato, come oggi, i due uffici si sono sempre scontrati e sono ancora oggi distanti, polemici. I legali del figlio dell'ex sindaco di Palermo. Succede sempre qualcosa alla vigilia della ripresa delle udienze del processo sulla trattativa, hanno detto gli avvocati Roberto D'Agostino e Francesca Russo. Ciancimino è accusato di aver cercato di far incriminare con dichiarazioni totalmente false un dirigente del SISDE, Lorenzo Narracci, e l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro. Il fenomeno della prostituzione su strada negli ultimi periodi a Caltanissetta sta assumendo dimensioni preoccupanti. Giovani donne che in specifiche zone della città vendono il proprio corpo a poche decine di euro, adescando i clienti anche in pieno giorno. Ieri un blitz della polizia ne ha permesso di individuare sette che operavano nei pressi della stazione. Sentiamo. La loro presenza sin dal primo pomeriggio nei marciapiedi delle strade adiacenti alla stazione ferroviaria di Caltanissetta non poteva non passare inosservata. Giovani donne in abiti succinti ed altre un po' meno appariscenti sostavano in attesa di abbordare qualche automobilista in cerca di fugaci incontri a carattere sessuale. Da qualche tempo la zona di San Luca, le vie Rochester, Kennedy e Cavour erano prese d'assalto da avvenenti prostitute, la maggior parte delle quali di chiara origine africana, che vendevano il proprio corpo per poche decine di euro. Ieri sera, porre fine almeno temporaneamente al giro di prostituzione su strada che tanto fastidio ha dato ai residenti delle zone in questione, è stata la polizia di Caltanissetta che ha bloccato diverse ragazze intente ad adescare clienti. Nel corso del servizio sono state fermate e individuate complessivamente sette donne, quattro di nazionalità nigeriana, due di nazionalità rumena ed una di nazionalità colombiana. La loro individuazione è stata preceduta da un'attività di osservazione dalla quale è emerso chiaramente che le donne che sostavano a margine della carreggiata interloquivano con numerosi passanti a bordo delle proprie autovetture nel paese intento di adescare clienti. In via Rochester sono state fermate e controllate una colombiana di 34 anni, due nigeriane di 29 anni ed un'altra di 26 anni, domiciliate a Caltanissetta e prive di documenti. Le stesse, alla vista dei poliziotti, hanno tentato di darsi alla fuga. Una di esse, al fine di far perdere le proprie tracce, è inciampata in un muretto in cemento che delimita la strada, procurandosi delle escoriazioni al volto ed una contusione alla spalla. Per questo motivo è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. In via Kennedy, invece, sono state fermate e controllate due rumene
di 22 e 19 anni. Tutte e sette le donne, in quanto prive di documenti di identificazione, sono state accompagnate in questura per essere sottoposte ai rilievi fotodattiloscopici. Dai controlli emergeva che tutte le straniere identificate, ad eccezione della cittadina colombiana, erano in possesso di titolo valido di permanenza e soggiorno sul territorio italiano e non erano gravate da pregiudizi penali. Per questo, nei loro confronti non è scattato alcun tipo di provvedimento e sono tornate in libertà. La cittadina colombiana, nei confronti della quale sono ancora in corso accertamenti, era priva di permesso di soggiorno e risulta coniugata con un cittadino italiano. È stato rinviato al prossimo 25 settembre, a causa dello sciopero degli avvocati penalisti, l'inizio del processo d'appello scaturito dal blitz antimafia DNA. In primo grado il GUP del Tribunale di Palermo, Sergio Zino, ha inflitto 7 anni e 4 mesi di reclusione a Filippo Focoso, 42 anni di Real Monte, e Domenico Seddio, di 39 anni di Porto Empedocle, 7 anni a Salvatore Romeo, 52 anni di Porto Empedocle. Assolto invece Francesco Luparello, 38 anni di Real Monte. I quattro imputati erano stati arrestati nell'ambito dell'operazione antimafia DNA condotta dai carabinieri di Agrigento con il coordinamento della DDA di Palermo. Secondo l'accusa, gli imputati avrebbero fatto parte di Cosa Nostra agrigentina, imponendo il pizzo ad alcuni imprenditori. Un boato fortissimo, poi il rumore di vetri in frantumi e lamiere accartocciate. Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri a Niscemi per l'esplosione di una bomba rudimentale fatta brillare sotto una Fiat Panda di proprietà di un pensionato del luogo. L'episodio si è verificato alle 3 del mattino in via Puglia. Qualcuno ha collocato un ordigno realizzato in maniera artigianale sotto l'auto di un pensionato di 74 anni incensurato. La deflagrazione improvvisa ha provocato la rottura di tutti i cristalli dello stesso veicolo, nonché i vetri della porta di un'abitazione vicino al luogo dove si trovava parcheggiata la macchina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gela ed una volante del commissariato di polizia di Niscemi. Non ci sono al momento particolari elementi però per risalire agli autori dello strano ed inquietante gesto. È di oltre 1000 euro il bottino di un furto perpetrato in un bar che si trova nel viale Leonardo Sciascia al villaggio Mosè. I ladri sono entrati in azione nella notte tra domenica e lunedì. Dopo aver forzato la saracinesca d'ingresso, hanno prelevato 1000 euro in contanti dalla cassa e 200 euro da una macchinetta scambia soldi. Successivamente hanno fatto perdere le proprie tracce. Sul posto, una volta scattato l'allarme lanciato dalla proprietaria del bar, sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Ritorna l'emergenza sbarchi nel canale di Sicilia. Ieri in 5 diversi approdi sono giunti sulle coste siciliane oltre 1000 profughi. Sentiamo. Sono oltre 1000 i profughi giunti in queste ore sulle coste siciliane. A trarre in salvo le 5 imbarcazioni sono stati mezzi della Guardia Costiera, della Marina Militare ed anche alcune navi mercantili che hanno fornito assistenza. Il primo barcone con 130 immigrati a bordo è stato soccorso in acque maltesi dopo una segnalazione della Guardia Costiera da un mercantile che stava facendo rotta verso Catania. Il pattugliatore sirio della Marina Militare ha invece raccolto altri 230 migranti trasferendoli nel porto di Pozzallo. Un terzo barcone con 105 profughi è stato intercettato ad 88 miglia a sud da Lampedusa, a bordo anche un uomo in gravi condizioni di salute che è stato prelevato da una motovedetta per essere subito trasferito in ospedale. Gli altri migranti sono stati invece trasbordati su una nave diretta verso Lampedusa e sono invece diretti a Porto Empedocle su mercantile battente bandiera liberiana. Altri 300 immigrati che ieri sera avevano lanciato l'SOS con un telefono satellitare mentre si trovavano a 65 miglia dalle coste libiche, tra di loro anche una donna è stato di gravidanza che aveva le doglie, erano stati avvistati da un altro cargo che li ha segnalati ma non ha potuto intervenire a causa di un carico pericoloso che trasportava. Il vertice di maggioranza è urgente, mi auguro che venga convocato in tempi brevissimi. Con il presidente della regione Crocetta abbiamo condiviso l'esigenza di dotarci di un metodo per condividere le scelte. Finora Crocetta si è sobbarcato una mole di lavoro mostruosa, ha fatto più di quanto poteva. Il Partito Democratico è con lui e il governo deve rafforzare l'azione che sta portando avanti il presidente. Lo ha detto il capogruppo all'ARS del PD, Baldo Gucciardi, artefice della mediazione che è servita a stemperare le tensioni
tensioni tra i democratici ed il governatore sull'ipotesi di rimpasto che però al momento rimane congelata. Il PD vuole condividere il percorso e gli obiettivi con il presidente Crocetta e da parte sua c'è la totale adesione a questa linea. Niente imposizioni né veti o pregiudizi, ha aggiunto Gucciardi, occorre coesione e conoscenza dei provvedimenti. Ridurre da 1 miliardo a 750 milioni di euro il contributo della regione siciliana alla tenuta dei conti dello Stato è l'obiettivo al quale sta lavorando l'assessore regionale al bilancio Luca Bianchi, impegnato a Roma in una serie di incontri propedeutici alla stesura del bilancio e della legge di stabilità del 2014. Bianchi ha proposto nei tavoli ministeriali di ripartire il contributo delle regioni in base al PIL, un metodo, ha detto Bianchi, che garantisce maggiore equità rispetto a quello adottato finora. L'ok alla proposta dell'assessore regionale libererebbe risorse dal bilancio, anche perché rispetto allo scorso anno il governo non può contare sui fondi FAS. Contestualmente l'assessore sta lavorando sulle riforme strutturali, in particolare precari, forestali e trasporto pubblico locale. Si avvia a soluzione la questione dei buoni libro per le scuole elementari siciliane. Entro la fine del mese le cedole e librarie saranno consegnate agli uffici scolastici delle 9 province della regione, mentre a novembre sarà impegnata la somma, circa 8 milioni di euro, da accreditare agli uffici scolastici della Sicilia. Speriamo, ha detto il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'ARSE, Giancarlo Cancelleri, che ciò serva ad evitare intoppi e problemi alle famiglie, soprattutto ai librai, che spesso hanno sofferto dei ritardi nell'erogazione delle somme. In via di soluzione dovrebbero essere anche problemi relativi al buono scuole, il rimborso della retta per le scuole paritarie fermo al palo ormai da 5 anni. Anche su questo versante, ha concluso Cancellieri, sembrerebbe che la situazione, almeno per quanto riguarda l'annualità 2008-2009, sia al capolinea. Noi comunque vigileremo e continueremo a pressare. Inaugurata ieri a Palazzo Stella a Canicattì la sala dei ritratti. Al suo interno sono stati posizionati 30 ritratti di personaggi illustri della città realizzati e donati al comune dall'artista Clotilde Urso. Sentiamo. Si inaugura ufficialmente, anche se i quadri erano già affissi qua da diverso tempo, questa sala dove la signora Clotilde Urso ha deciso di donare questi ritratti che raffigurano le personalità storiche della cultura, della società canicattinese più importanti. Sì, ieri infatti abbiamo inaugurato ufficialmente la donazione che la signora Clotilde Urso ha fatto al comune, donazione appunto di questi quadri che raffigurano i personaggi illustri di Canicattì del passato, ad eccezione diciamo di Monsignor Estivo, che è ancora in vita e del quale abbiamo avuto l'autorizzazione appunto a esporre il quadro. Appunto ci sono tutti alcuni diciamo dei grandi personaggi di Canicattì, perché senza dubbio Canicattì ha tanti altri personaggi, e la signora infatti ha chiaramente detto che cercherà di allungare la quantità di questi quadri e li donerà sempre al comune, e noi abbiamo deciso di metterli, di esporli temporaneamente in questa sala, e successivamente provvederemo a cercare una collocazione che li possa valorizzare di più, come per esempio San Domenico quando sarà finito. Una iniziativa che è importante anche perché potrebbe consentire soprattutto ai giovani di conoscere anche visivamente chi erano, chi sono stati i personaggi illustri della nostra città. Sì, infatti noi abbiamo chiesto alla signora appunto di metterli in questa sala prima che magari San Domenico appunto sia già realizzato, perché quando facciamo il concorso dedicato alle scuole elementari e alle scuole medie, e i bambini vengono qua a prendere in visione i libri o prenderli in prestito, noi li facciamo entrare insieme alle insegnanti e gli spieghiamo, gli facciamo vedere quanti personaggi ci sono stati a Canicattì illustri, e in modo che loro possano conoscere gli altri e non parlare sempre degli stessi. Ringrazio a nome mio e di tutta l'amministrazione comunale, quindi la signora Clotilde, che ha voluto donare questi quadri. Ringrazio anche il dottore Brangato che ci ha aiutato a organizzare tutta la manifestazione.
Il gruppo di progettazione costituito dall'architetto spagnolo Joan Puigcorbé, dagli architetti saccensi Gregorio Indelicato di Cottone, Indelicato e Sofia Montalbano e dagli ingegneri Matteo Accardi, Cristiano Birelli e Fabrizio Giannola si è aggiudicato il primo premio del concorso internazionale di idee per la realizzazione della passerella pedonale che unirà l'area del Tempio di Eracle e del Tempio di Zeus di Agrigento. L'opera attesa da anni restituirà unità al percorso della Valle dei Templi e consentirà una fruizione sicura del parco archeologico, restituendo al visitatore la percezione della valle come elemento unico e organico. La commissione giudicatrice, nelle motivazioni, ha scritto che la proposta progettuale propone un'architettura nella quale la semplicità tettonico-costruttiva si unisce ad un'immagine vibrante e luminosa, capace di dialogare con le valenze paesaggistiche del contesto. L'assessore all'agricoltura del comune di Delia, Antonio Gallo, ha partecipato ad una tavola rotonda sull'importanza dell'uva Italia e dei derivati per il territorio delle province di Caltanissetta e Agrigento. L'evento si è svolto presso la biblioteca comunale di Ravanusa. Cerchiamo di essere vicini agli agricoltori e alle loro problematiche, ha detto l'assessore Gallo. Ecco perché seguiamo ogni evento che possa approfondire le varie tematiche che possano risultare utili alla crescita seria e sostenibile del territorio. Quello dell'agricoltura è un comparto delicato e complesso, ma è stato negli anni passati trascurato. È ora di riprendere le fila di un discorso che ponga il settore al centro dello sviluppo economico e allo stesso tempo ci faccia capire cosa c'è da fare e quali soluzioni adottare per rilanciarlo. Verrà inaugurata domani a Canicattì alle ore 18 l'associazione Amicizia Italo-Rumena presieduta da Gheorghe Sim. L'evento vedrà la partecipazione del console generale rumeno a Catania, Carmen Liliana Jacob, che per l'occasione sarà appunto presente a Canicattì e illustrerà anche il progetto relativo all'istituzione in città di una sede distaccata del consolato rumeno. E si svolgerà invece il prossimo 19 settembre presso la sala consiliare del Palazzo di Città a Licata un incontro per la presentazione della manifestazione Licata tra vele e sapori. All'incontro parteciperanno il sindaco di Licata Angelo Balsamo, l'assessore allo sport, turismo e spettacolo Massimo Licata D'Andrea, lo chef Pino Cuttai e il velista Pino Forni che è l'esperto di comunicazione Francesco Pire. In collegamento telefonico parteciperà anche lo storico skipper di Azzurra, Cino Ricci. Si arricchisce il patrimonio librario della Fondazione Giovanni Guarino Mella di Canicattì e da qualche giorno è inaugurata nella stessa struttura anche un'esposizione permanente di alcuni bozzetti dell'artista Vincenzo Curto. Sentiamo. Il patrimonio librario custodito all'interno della Fondazione Guarino Mella a Canicattì sta aumentando sempre più, frutto e testimonianza dell'efficienza di questa struttura. Sì, sì, in effetti in quest'ultimo periodo la nostra biblioteca è incrementata da diverse acquisizioni di persone anche da Roma. Abbiamo acquisito dei fondi di un alto funzionario della Comunità Europea che ci ha voluto donare una parte della sua biblioteca, anche abbiamo acquisito dei libri di un avvocato di Caltanissetta, di un certo amico Valente che era un grosso avvocato del foro nesseno, e ultimamente abbiamo avuto la donazione di una parte della biblioteca di Sciascia. Sciascia intendiamo lo scopritore della fotocromoterapia, con volume dell'epoca, con volume con dedica, tra cui naturalmente i suoi libri scritti da lui. Questo è stato per noi una grande soddisfazione perché continua la fiducia come l'abbiamo avuto sempre, perché come sapete noi già abbiamo 20 fondi di donazione che si aggiungono al nostro fondo originario, che come sapete è stato già donato dalla famiglia Guarino Mella alla fondazione. E questa è la situazione ad oggi. Non lo so cosa, mentre per l'archivio è in corso di riordinamento e di classificazione, perché le carte sono enormi, che coprono, si può dire, tutto quello che c'è dalla politica, dall'amministrazione, dalla Sicilia, dell'Italia,
e quindi è un lavoro molto difficile sotto il controllo della sovrintendenza archivistica di Palermo, perché come sapete le biblioteche sono passate alla regione, mentre gli archivi sono rimasti allo Stato, che con una sovrintendenza regionale sovrintende tutti gli archivi delle province della Sicilia. E con un'altra iniziativa, quella che vede presente qui all'interno della struttura, un'esposizione dei bozzetti che qualche anno fa l'artista Vincenzo Curto donò alla Fondazione. Sì, sì, qualche anno fa il defunto, ora il grande maestro Curto, ci ha donato 30 disegni satirici di personaggi antichi, dell'epoca dell'Ottocento, prima del Novecento, canecattenese, che noi abbiamo esposto nella sala, perché è rimasta come un'esposizione permanente di Curto. Grande festa ieri a Canicattì, a casa Merulla Mangione, si sono infatti festeggiati i 50 anni di matrimonio della coppia composta da Salvatore Merulla ed Angela Mantione, 76 anni lui, 70 anni lei, hanno festeggiato insieme ai tre figli, ai sei nipoti e agli altri parenti ed amici che hanno voluto partecipare all'evento. La coppia è stata sin da giovane impegnata in un'attività commerciale in città. Per l'occasione l'amministrazione comunale di Canicattì, al termine della celebrazione che si è tenuta presso la chiesa della Sacra Famiglia, ha donato con il vice sindaco Gaetano Rizzo alla coppia una targa in segno di riconoscimento per il prestigioso traguardo raggiunto. Inizierà il prossimo 23 settembre la vendita degli abbonamenti per la stagione 2013-2014 della Fortitudo Moncada Agrigento, che parteciperà al campionato di Lega 2 Silver di basket. Sarà possibile proprio da quel giorno acquistare gli abbonamenti presso il Pala Moncada di Porto Empedocle. Come lo scorso anno, al fine di andare incontro alla crisi, la società ripropone due tipologie di pacchetti per l'acquisto degli abbonamenti, che fanno riferimento al prezzo intero, che sarà di 70 euro, e l'abbonamento ridotto, che sarà invece di 35 euro. E sabato scorso, nel corso delle edizioni del nostro telegiornale, vi avevamo proposto le interviste realizzate all'insegnante di danza Enza Clementi e alla giovane ballerina Giada, in partenza per Milano, dove domenica ha preso parte ad un'importante audizione alla Scala. Ieri sera le abbiamo rincontrate al loro ritorno in città. Sentiamo come è andato l'importante appuntamento. Sabato mattina vi avevamo lasciate dallo stesso posto in partenza per Milano, adesso siete tornate con una bella soddisfazione, grandissima soddisfazione. Beh sì, direi, per me è enorme, perché sai, cambiare la vita a un'altra ragazzina mi fa solo piacere, e poi bella per lei perché da tanti anni che studia, 10 anni che studia danza, entrare insomma alla Scala non è da poco, e lei è entrata in due scuole grandissime, quindi può anche scegliere tranquillamente, e quindi due audizioni che le ritengo grandi per lei, importantissime. Ora sceglierà lei dove andare, perché ha fatto l'audizione anche per indirizzo moderno da Susanna Beltrame, Danseus e anche alla Scala, per cui grande soddisfazione. Più di questo che cosa posso dire? A lei sta adesso i genitori, insomma, mandarla a Milano, 3 anni e diventa una professionista, perché lei è entrata nel corso di perfezionamento dei ballerini, non la scuola per studiare, è entrata a 15 anni e al corso di perfezionamento, quindi per me è una grandissima soddisfazione. Ecco, queste le parole della tua insegnante, adesso le tue parole su questa esperienza. È andata benissimo, lo spero, erano tutti più grandi di me. Io ho solo 15 anni, quindi c'erano ragazzi di 20 anni, 22 anni, è andata benissimo, mi hanno fatto i complimenti tutti, è stata una bella esperienza. Ora stai ai miei genitori, quindi... Ecco, tu, come ha detto la tua insegnante, adesso hai queste due possibilità, verso quale ti sentiresti più indirizzata? Susanna Beltrami, che è una grandissima maestra di danza, quindi spero di andare lì, all'Accademia Indirizzo Moderno. Ecco, queste le parole della ragazza, i suoi propositi, secondo lei quella scelta è quella giusta? Sarebbe quella giusta? Dunque, io sono felice perché l'hanno inserita anche alla Scala, quindi l'indirizzo classico, e sono anche felice. Ma sono anche contenta per la sua scelta, perché poi ognuna di loro deve rappresentare ciò che sente. Il suo corpo esprime quello, è giusto che si perfezioni su ciò che il suo corpo esprime, su quello che la sua mente vuole, il suo cuore vuole. Io sono aperta a 360 gradi su tutto ciò che i miei alunni poi scelgono. Sono felice comunque.
E con questa intervista si chiude l'edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e vediamo l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.